La Germania risponde al successo del Grand Prix francese illuminando di tutto il suo imperial regio splendore una sua nuova gara, il Kaiserpreis. Molta gente ancora non ha un'idea chiara del grosso problema costituito dal pericolo di questi circuiti a lungo percorso e chi dovrebbe occuparsene volta le spalle al rapido progresso dell'automobile. Questa volta la Germania ha preparato tutta una serie di regolamenti particolari che escludono le grosse macchine francesi e italiane dal Grand Prix. Ciò nonostante, la concorrenza straniera è molto forte. Su metà delle 300 miglia del percorso è in testa una Fiat belga. Poi, proprio all'ultimo giro, Felice Nazzaro scatta e vince per l'Italia sulla sua Fiat rossa. Lo sfortunato belga è secondo a 5 minuti di distacco. La Germania non può far meglio che occupare il terzo posto. La gara non viene ripetuta. Il Kaiser consegna i premi non solo ai piloti, ma anche ai progettisti delle macchine e ai direttori delle case costruttrici che hanno preso parte alla gara.